Buonasera e ben ritrovati a Positivamente Talk Show, il nostro appuntamento con la positività. Oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo Nevio Scala, allenatore e imprenditore vitivinicolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, parlaci di te, come è nato la tua passione per il calcio? Quando sono nato con la palla al piede praticamente, l'unico divertimento che avevamo in una casa colonica era il pallone, quindi dalla mattina alla sera si dava calcio al pallone davanti a casa e di lì poi nel tempo sono riuscito ad avere la possibilità di diventare un calciatore. E da calciatore, da giovane, hai vinto tutto, praticamente hai vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni e una Coppa delle Coppe con il Milan. Che cosa ricordi di quel periodo? Cosa ti è rimasto più impresso? È un periodo straordinario. Dopo il debutto in Serie A con la Roma sono tornato al Milan di Nereo Rocco e quindi lì con una squadra di straordinarie capacità, con Cuticini, Anguilletti, Schnellinger, Rivera, Prati, Trapattoni, Rosato, quindi squadra di altissimo livello, siamo riusciti a primeggiare diciamo in Italia con la vittoria dello scudetto. E poi in Europa con la Coppa delle Coppe e la Coppa dei Campioni vinta a Madrid contro l'Ajax 4-1 con 3 gol di Pierino Prati e un gol di Gianni Rivera. Di quel periodo, ecco, io non ho giocato moltissimo perché ero giovane e quindi avevo di fronte questi calciatori di grandi valori, però ero felice di far parte di questa squadra anche perché Nereo Rocco mi voleva bene e mi stimava molto e ogni volta che mi chiamava in campo davo tutto quello che era nelle mie capacità. E al termine della tua carriera da calciatore è iniziata quella di allenatore. Che cosa ricordi di quei primi periodi? Ma non avrei voluto, non pensavo neanche di diventare allenatore. È stato un giorno passeggiando con mia moglie sotto i portici a Vicenza, abbiamo incontrato i responsabili del settore giovanile di Vicenza e mi ha chiesto se volevo fare quattro chiacchiere con lui per parlare appunto della possibilità di allenare o di far parte del settore giovanile del Vicenza. Ho detto guarda, sono qua a casa, sono vicino, proviamo e quindi ho cominciato ad allenare i ragazzi del Vicenza con come posso dire, con molta passione, con molta voglia di imparare, perché credo che la cosa fondamentale di un allenatore giovane nel settore giovanile sia quella di confrontarsi con i ragazzi, capirli, ascoltarli, sentire le loro esigenze e lì ho sicuramente appreso molto e da lì poi sono partito per le avventure professionistiche. E poi è giunto il momento del Parma, il Parma dei grandi tempi, il miglior Parma di sempre, io lo chiamo così. E hai vinto parecchio, hai vinto una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e una Coppa UEFA. Che cosa ricordi in particolare di questo bellissimo periodo? Qui ci vorrebbero ore per ricordare tutto quello che abbiamo vissuto in quel periodo. Certo, Parma è stata una delle cose più belle che io a livello professionistico abbia vissuto. È nata una squadra molto giovane, studiata, con i miei dirigenti e il primo anno siamo riusciti ad arrivare alla Serie A dopo una lunga battaglia in Serie B e poi da lì è chiaro con alcuni acquisti importanti, con un lavoro importante, siamo riusciti ad arrivare a livelli che nessuno pensava mai che una squadra in una città così piccola potesse arrivare. Quindi vittoria del campionato, vittoria della prima Coppa Italia contro la Juventus, vittoria in Coppa sempre con la Juventus, la Supercoppa Europea contro il Milan, quindi diciamo c'è un susseguirsi di successi che è difficile dimenticare, ma cioè, raccontarli tutti ci vorrebbero delle ore. Ricordo sicuramente il rapporto che avevo con i miei calciatori, il rapporto che avevo con la città, ho ancora a casa a Parma perché Parma praticamente mi ha
adottato. Io sono molto affezionato a questa città che mi ha regalato grandi successi, mi ha regalato la possibilità di diventare, diciamo, un allenatore abbastanza conosciuto e quindi questi 7 anni li ricordo con molta emozione. We'll be right back.
E poi qualche anno dopo hai anche coronato il grande sogno di ogni allenatore, quello che diciamo si può augurare un allenatore di calcio è vincere la Coppa Intercontinentale e l'hai vinta con il Borussia Dortmund. Ecco, dopo Parma ho pensato di cimentarmi con squadre straniere. Sono stato prima a Istanbul con il Beşiktaş, e poi in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk, che ora sta vivendo momenti abbastanza particolari e difficili. Ma diciamo che il periodo più bello l'ho vissuto appunto in quell'annata a Dortmund, dove ho allenato grandi giocatori che avevano vinto il campionato, avevano vinto la Coppa dei Campioni e che però avevano la pancia piena, cioè non avevano più tanta voglia di soffrire. E lì ho avuto difficoltà appunto nel motivare questa squadra, che comunque era una squadra molto forte. In campionato non siamo andati benissimo, siamo arrivati al quinto posto, al sesto posto, adesso questo non me lo ricordo. Però abbiamo coronato questa annata con il grande successo a Tokyo nella Coppa Intercontinentale contro il Cruzeiro, una città brasiliana di Belo Horizonte, mi pare di non sbagliare. E quindi questo è stato uno dei successi più importanti, che anche questo ricordo veramente con grande ambizione. E da allenatore, quali valori positivi ti piaceva portare con te in campo e che tipo di rapporto hai instaurato con i tuoi giocatori? Ecco, questa è una domanda alla quale rispondo con grande piacere, perché credo di aver costruito i nostri successi appunto con il rapporto intercorso fra me e i miei calciatori, la mia società, la mia città. C'è un rapporto di stima reciproca, c'è un rapporto di collaborazione, c'è un rapporto fatto di mille domande. Ogni volta che ci incontravamo, una volta che ci allenavamo, eravamo sempre pronti a chiederci il motivo per cui facevamo una cosa invece che un'altra, e quindi questo tipo di rapporto ci ha dato la possibilità di stabilire con i miei calciatori veramente un dialogo costante, un dialogo che ci ha portato poi al successo finale. E quindi, al di là poi delle capacità tecniche individuali dei miei calciatori, al di là del lavoro tecnico e tattico fatto in campo, credo che questo lavoro psicologico e questo rapporto di grande fiducia e di grande stima sia stato una delle benzine più importanti per il nostro motore. Hai vissuto quattro generazioni sportive. Cosa è cambiato negli anni e cosa apprezzi del calcio di oggi? Beh, certamente nel momento in cui ho cominciato a giocare, era negli anni 66-67, il calcio era completamente diverso da adesso, non era invaso da quella quantità di soldi che in questo periodo hanno un po' annientato certi valori che allora, ai miei tempi, erano fondamentali, tipo il rispetto, tipo la disciplina, tipo la voglia di stare insieme. Ecco, adesso il calcio è completamente modificato, i calciatori vivono singolarmente, sono costantemente all'ascolto delle cuffie del telefonino, e quindi hanno dei rapporti veramente, penso, molto, molto complicati fra di loro. Per questo che il calcio di adesso non lo apprezzo più con grande stima come potevo apprezzare i miei compagni e i miei giocatori di qualche tempo fa. Hai mantenuto buoni rapporti con qualche giocatore che hai instaurato negli anni? Assolutamente sì, mi sento molto spesso con Minotti, con Apolloni. È venuto a trovarmi un mese fa Alberto Di Chiara, che è stato un mio giocatore a Parma. Ogni tanto sento Asprilla, che dalla Colombia ogni tanto mi chiama e mi dice che mi ha promesso di venirmi a trovare. Con Claudio Taffarel, il portiere nazionale brasiliano di grandissimo valore, che ricordo veramente con affetto. Ecco, questi sono i giocatori, e poi con molti altri che adesso faccio difficoltà anche a ricordare, ma direi che quasi, quasi tutti i giocatori del Parma li porto nel cuore. E in tempi recenti sei tornato alle tue origini e oggi gestisci un'azienda vitivinicola con la tua famiglia.
Beh, questo era un obiettivo che avevo fin da quando sono nato, cioè il fatto di costruire e di vivere il dopo calcio nella mia azienda agricola era un obiettivo primario. È chiaro che il calcio mi ha dato la possibilità appunto di investire un po' di soldi, di ampliare quei pochi ettari che avevo inizialmente e quindi di capire quale sarebbe stato il futuro. In anni recenti, nel 2013, mio figlio Claudio, che era docente universitario a Bresciano, mi fa: papà, perché non piantiamo un po' di viti? E da lì è nato questo progetto che ci ha portato ad acquistare le prime quote di viti, i primi 3 ettari, poi piano piano li abbiamo aumentati e 3 anni fa abbiamo cominciato la costruzione di questa cantina che penso che tu, Matteo, la stai ammirando, la stai apprezzando, per essere indipendenti e per vinificare le nostre uve, appunto noi stessi. Stiamo lavorando, siamo molto giovani, siamo appena nati, abbiamo bisogno di imparare molte cose, però ecco, la passione per il vino che è nata appunto qualche anno fa sta aumentando. Noi siamo un'azienda biologica che sta appunto producendo prodotti biologici, quindi nella nostra azienda non intervengono veleni, non intervengono diserbanti, non intervengono concimi chimici e quindi il tutto è frutto di una terra sana, di una terra che sta rivivendo gli antichi splendori. Tieni molto alla valorizzazione del territorio attraverso la produzione di vino biologico. Assolutamente, questo è un obiettivo, diciamo, che mio figlio Claudio ha sposato lui per primo e poi ci ha coinvolto e adesso siamo orgogliosi di aver appunto modificato la vecchia agricoltura con un'agricoltura sana, con un'agricoltura priva di veleni. E questo la gente lo sta apprezzando, la gente che viene ospite qui in cantina, che sta assaggiando i nostri vini, sta apprezzando appunto la qualità, sta apprezzando il fatto che dietro questa filosofia c'è molto lavoro, c'è molto impegno, ma c'è soprattutto la voglia di ridare alla terra quell'aspetto sano che per molto tempo abbiamo massacrato. È appunto non solo una cantina, ma anche un agriturismo. Sì, anche questo è un obiettivo sempre che parte dai miei figli, Claudio e Sasha, e da mia nuora Elisa. Appunto vogliamo ospitare gente di tutti i livelli e quindi l'agriturismo ci servirà per soddisfare diciamo, le esigenze di quelli che passeranno di qua, di quelli che conosceranno appunto la nostra filosofia e mi auguro appunto che questo progetto sia valutato veramente per la sua dimensione, per la sua capacità di essere sano, di essere diciamo proiettato in un futuro che mi auguro che venga seguito anche da molti altri nostri colleghi. Per concludere, puoi regalarci una pillola di positività? Qui è difficile, io vorrei regalare a me stesso, io vorrei sembrare, vorrei passare per essere una persona positiva, infatti tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che ho fatto è grazie all'educazione, diciamo, molto, molto ferrea, molto importante che ho avuto dai miei genitori e quindi sono riuscito a portare avanti e quindi sono rimasto sempre legato alla terra, con i piedi per terra, anche nel momento in cui ho avuto molto successo, il mio pensiero era sempre la mia azienda e ogni qualvolta avevo qualche giorno di libertà ritornavo qui nella mia azienda e quindi il mio trattore, la mia passione e questo penso sia un'immagine di una persona che ha avuto la fortuna, che ha avuto anche un po' di successo, di essere rimasto legato ad una terra che mi ha dato e che mi sta dando grandi soddisfazioni. Bene, Nevio, io ti ringrazio per averci raccontato la tua storia oggi.
Grazie a te Matteo di essere venuto qui nella mia cantina, spero che tu l'apprezzi e se avrai la possibilità di far vedere ai tuoi spettatori la nostra filosofia, te ne sarai molto grato. Io ringrazio tutti i telespettatori per averci accompagnato anche in questa intervista. Grazie e arrivederci.